saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel romanzo storico appena pubblicato da PM dal titolo L'Impavida, la vita ribelle di Cia degli Ordelaffi, la donna che sfidò il Papa, di Rita Coruzzi, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questa importante figura. Prego, a lei. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a chi ascolterà, a chi ascolta, grazie per avermi invitato, per aver dato spazio all'Impavida. Questa storia è una storia particolare, di una donna estremamente particolare e poco conosciuta ai molti. È molto amata nel territorio, Follia e Cesena, in quanto è l'eroina de... ma sconosciuta a molte persone. Marzia Ubaldini, perché lei è nata Ubaldini. Marzia Ubaldini a 17 anni si sposta a Cesena per convolare a nozze con Francesco Olderaffi, perché le famiglie avevano firmato il contratto per lei matrimoniale. Lei era una ragazza di 17 anni, però già addestrata alle armi, già preparata a essere chi volevano che fosse, e doveva andare in sposa a un potente guerriero. E non solo doveva aiutarlo ovviamente, ad assicurargli la discendenza con i figli preferibilmente maschi e così, ma anche aiutarlo ad accrescere e a consolidare il dominio sul territorio. Quindi Marzia Ubaldini è una donna estremamente coraggiosa che non si oppone al destino che le viene, diciamo, imposto, perché è stata educata così. Lei accetta questo, però c'è sempre un prezzo da pagare, il prezzo di rinunciare a se stessa, ai sentimenti, a chi è veramente. Per esempio, lei, quando sta per raggiungere il suo futuro marito per sposarsi, ovviamente ha una reazione, secondo me, comprensibilissima. Ha paura, perché ha solo 17 anni, viene sradicata dalla sua famiglia. Il marito l'aveva visto sì e no due volte, perché allora era così, e quindi non sapeva cosa l'aspettava. Però non si permette di avere paura, nel senso che per lei la paura non è contemplata, quando invece le fanno notare, specialmente alla sua migliore amica, nonché dama di compagnia, che non c'è niente di male ad aver paura, a essere umana, a dare ascolto alle emozioni. Ma questo è un lusso che Marzia difficilmente si è concessa, e tutta la sua vita è così. Poi va sposa a Francesco, i due formano un'alleanza, oltre che una coppia molto affiatata. Lei gli dà buoni suggerimenti, anche strategici, lo aiuta dopo la nascita del primo figlio, che è, con sorpresa di tutti, persino dei suoi genitori stessi, va sul campo di battaglia ad aiutarlo per stare con lui nell'ultima battaglia, che è un assedio perso in partenza, perché ovviamente l'esercito del Papa è e sarà sempre molto forte, ma lei ha una carica, un carisma, un'impavidità che affascina, che trascina le truppe, trasforma la sconfitta in una vittoria. L'unione, diciamo così, che si è creata col marito, anche se ovviamente non si sono mai dichiarati eterno amore, non erano quel tipo di persone romantiche, anche perché la posizione non potevano concedersela. L'unione si incrina quando il figlio, il primogenito, che avrebbe dovuto ereditare tutta la casata, viene assassinato, e Cia, dando ascolto a delle voci di popolo e mal consigliata, pensa, inizia a insinuarsi in lei il dubbio che sia stato il marito.
assassinare il figlio. Quindi proprio crolla la fiducia, la complicità e inizia un periodo molto distante tra i due. Va bene che anche il marito è una figura importante ma anche assente perché lui era sempre impegnato in nuove campagne, nuove, perché lui voleva consolidare il territorio, è stato scomunicato dal Papa, insomma, molte vicissitudini, però la vita di coppia crolla quando le si insinua questo dubbio che sia stato lui ad assodare il sicario perché il figlio lo esortava ad arrendersi alle forze papali. E allora da lì inizia proprio, non dico la caduta di Cia, perché lei è caduta, ma si è rialzata. Diciamo la trasformazione. Lei dà finalmente sfogo ai suoi sentimenti, solo che lo fa con la persona sbagliata, che poi si rivela. Poi adesso non voglio rivelare tutto perché altrimenti nessuno compra il libro. Invece il mio compito è quello di curiosare, ma lo fa, mostra la vera se stessa con la persona sbagliata che si rivela chi non sembrava, ecco, diciamo così. E allora, quando si rende conto dell'errore commesso, le crolla veramente tutto, lei stessa crolla e si trova ormai assediata dall'esercito del Papa, perché a corte c'era, a palazzo c'erano dei traditori. Che mentre lei sfogava il suo dolore o rivelava se stessa, hanno lavorato bene, aprendo le strade all'esercito nemico. Allora lei era proprio distrutta perché diceva: cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho dubitato di mio marito, ho lasciato che i traditori non me ne sono accorta. Si dava mille più colpe perché la responsabilità comunque è una cosa che sentiva sua. Perché il marito le aveva lasciato pieni poteri mentre lui era lontano, che poi non era tanto lontano, era sempre a Forlì o a Cesena perché si alternavano uno o l'altro a presiedare le zone. Allora le viene offerta una scelta, sempre dalla sua amica Mentuccia, che le fa un po' da mentore, e le dice: mia signora, voi siete crollata, avete commesso degli errori, però chi volete essere? Una donna che scompare nel meandro della storia, una donna che se ne va da sconfitta già in partenza, anche se la sconfitta era quasi assicurata perché era una situazione dove inevitabilmente si perdeva, perché lei comunque aveva ormai quella manciata di uomini, quei fedelissimi e basta. Oppure volete essere una fenice che risorge dalle ceneri? Questo non vuol dire no, non aver commesso errori, vuol dire prendere coscienza di essi e riscattarsi per rimediare. A voi la scelta, volete essere una donna qualsiasi o l'impavida che affronta la dice. Una situazione impossibile, già persa, e si trasforma in una felice, ed è così che lei affronta la sua battaglia finale contro il Papa, contro l'esercito del Papa, riscattandosi, diventando finalmente l'eroina, diventando finalmente l'eroina di tutti, riscattandosi dai suoi errori. Paradossalmente, nella battaglia finale che perde, trova se stessa chi è veramente e il suo scopo, perché nel bene e nel male capisce di non aver mai sprecato un giorno della sua vita. È interessante anche perché credo che l'autore o l'autrice in questo caso tratti questa storia in modo romanzato, ma i fatti sono storici, sono realmente accaduti.
Sì, infatti io ho fatto un'accurata ricostruzione storica, questo appare, ci tengo a farlo in ogni mio romanzo, che questo è il quarto, che pubblico con PM Edizioni, perché prima ce ne sono stati altri, tratto sulla figura delle donne, perché? Perché le donne ci sono sempre state, e a mio parere sono sempre state il pilastro della società. Quelle che hanno sostenuto gli uomini in diverse occasioni, solo che sono sempre state di dietro oppure dimenticate. E allora io voglio riportare in auge la figura della donna nella storia, che nella loro storia con la S minuscola hanno lasciato l'impronta nella storia con la S maiuscola. Quindi Mi sembra un ottimo intento questo. è una sorta di missione che sento, mi piace perché quando trovo il personaggio giusto io vivo con lei, piango con lei, rido con lei, perdo e vinco con lei e comunque mi dà una soddisfazione, un appagamento anche solo per me stessa. Quindi a questo punto è importante ricordare il titolo, che è L'impavida. La vita ribelle di Cia degli Ordelaffi, la donna che sfidò il Papa. Appena pubblicato da PM, fra l'altro a un prezzo decisamente vantaggioso perché sono 390 pagine per 19,90 euro, l'autrice Rita Coruzzi, che abbiamo avuto il piacere di avere nostra gradita ospite e che io ringrazio tantissimo. Piacere tutto mio. Mentre a voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove potete trovare tutte le video presentazioni fatte finora insieme a questa. Grazie ancora, Rita. Grazie a lei e buona giornata a tutti e a tutti quelli che seguono le presentazioni.